al Pietro Barbetti di Gubbio. Va in scena una sfida ricca di ex, uno su tutti Piero Braglia, che ha allenato qui nelle ultime due stagioni e stasera torna ad avversario guidando il campo basso. Molisani alla ricerca di una vittoria dopo tre sconfitte in campionato nelle prime quattro giornate. È una gara che fatica a decollare al 17esimo, la prima chance è per il Gubbio. D'Ursi non riesce a servire Maisto, il pallone arriva a David, alza la testa, il pallone sembra innocuo, sfugge però a Forte, che rischia tantissimo su questa uscita in presa alta. Non riesce a sfruttare l'occasione il Gubbio, che poi prova a farsi vedere anche su palla inattiva con il colpo di testa di Rocchi. Sarebbe stato però tutto inutile per posizione di fuorigioco. Alla mezz'ora Averi, entrato al posto di Bigonzoni, crossa all'indietro per Di Stefano. Il tempo dell'inserimento è perfetto, col mancino non inquadra la porta. Ottimo l'inserimento anche di Rosaia, che sul più bello viene stoppato. Nella ripresa parte meglio il campo basso con Di Stefano. Venturi protegge però il primo palo al 54esimo. Di Nardo all'improvviso calcia con il destro. Venturi e forse anche il palo negano la gioia del gol al numero 9. Rete che gli manca tra i professionisti da 7 anni. E anche un'altra chance di Nardo. Venturi stavolta è bravissimo ad abbassare la saracinesca in uscita. La parata c'è e non ci sono dubbi in questo caso. Al 77esimo Faggi con il destro, tiro cross, non trova né la porta né una deviazione del proprio compagno, finisce 0-0 tra Gubbio e Campobasso.